Secondo giorno di pesca, ritorniamo nuovamente su questo spot dove la volta scorsa abbiamo fatto delle catture, non io direttamente, l'hanno fatto i miei amici, e però che dire, diciamo che il periodo è quello giusto. Non sono amante delle pescate estive, però soprattutto per colpa delle alte temperature, però ecco, i pesci attualmente ci sono e vale la pena insistere. Gli artificiali abbiamo capito quali sono quelli che vanno bene per questa pescata, quindi esche di superficie, quindi needle, top water, in genere anche lipless, e tentiamo di nuovo una pescata a ridosso del tramonto. Venite con me in questa nuova avventura di pesca. Sono finalmente arrivato sullo spot, ci sono già altri amici in pesca con un serra all'attivo. Andiamo incontro al tramonto e, come al solito, proviamo con esche artificiali top water. Do fiducia un po' al lancio LM95 US di casa Decathlon Caperlan. Facciamo qualche lancio con questa esca e vediamo di riuscire a scappottare almeno oggi. Come al solito, la mia canna X1 Pro della Favorite, abbinata a un Daiwa BGMQ 4000. La canna è la 762M, per chi mi chiedeva informazioni, del lure weight 6,24 grammi. Sul mulinello gli ho messo un filo trecciato 0,16, terminale ho uno 0,50, snap moschettone e esche artificiali. Andiamo a pesca. Le condizioni di mare di oggi sono diverse da quelle della scorsa pescata, infatti c'è un mare leggermente mosso, è il mare che solitamente abbiamo in estate a ridosso delle giornate molto ventose, e in questo caso sostituisco l'esca artificiale 95 mm con uno stylo della Jackfin 210, un'esca un po' più generosa in modo da essere maggiormente riconosciuta in questo spot condizionato da condizioni di mare leggermente mosso. Ritorniamo in pesca.
siamo ad una mezz'oretta prima del tramonto e il mare sta tendendo pian piano a calmarsi, è calmato il vento e quindi di conseguenza anche il moto ondoso tende a diminuire e noi sfruttiamo questi ultimi momenti di luce della giornata per i nostri lanci, per la nostra battuta di pesca, per ricercare il nostro pesce serra. Questo è il momento migliore della giornata. Speriamo mi regali qualcosa. Anche se, come dico sempre, già stare a contatto con il mare, con la natura, regala sempre tante emozioni. Insisto sempre con le esche top water, cambio di tanto in tanto tra lipless, quindi esche senza paletta, imitazioni di pesce foraggio, e needle, imitazioni di aguglia, come in questo caso. Ho provato anche con i jerk palettati, però c'è troppa vegetazione in sospensione, quindi ogni lancio veniva falsato dalla vegetazione che veniva presa nell'ancoretta e quindi rendeva inutilizzabile le esche artificiali, inefficaci. Invece con le esche di superficie non abbiamo questo problema. Vediamo se siamo fortunati oggi a fare uno strike. Faccio un break dalla mia pescata spinning a mare e mi è arrivata notizia che ci girano i granchi blu all'interno della foce di questo fiume. Vediamo se siamo fortunati, se riusciamo a catturare un granchietto. Ah, questa è una montatura semplice, pezzo di pollo e piombo. E piombo. Poi anche il piombo è un optional. Anche senza piombo. Ce lo metto perché così arriva prima sul fondo. È tua intenzione, no? È tua intenzione, lo senti, fa la testata tipo pesce. Fermo? La seppia. Fermo? Fermo. Se si muove, difficile. È lui. No, ma anche se si muove qualche volta, però se fermo devi stare. C'è stata proprio un'invasione, Guarda, ripeto, quel signore ne ha fatto una strage, i ragazzi là ne hanno preso un sacco e continuano a starci. Ma abbiamo preso 5 secondi fa una femmina con le uova sotto, ma sono quasi tutte femmine, anche le prime. Cioè si riproducono in maniera mostruosa. Oh, eccola. Mi tira, È come là, recuperare piano piano. Vediamo se riusciamo a portare l'agguadino. Soltanto qua sono molto più grandi, come ho visto, mediamente sono più grossi perché non li prendo. Madonna mia, quanto è grosso! Mamma mia, un mostro! Aspetta, te lo prendo. Lo riesci a prendere? Lo spero. Mamma mia, impressionante. Sono più grandi di quelli. Vedi, sono tutte femmine, tutte. Davvero un minuto di pesca al granchio e ho scappottato a granchi. Ora andiamo incontro al tramonto, che è il momento migliore della giornata. Il sole sta andando dietro la montagna, fa capolino. Ci facciamo quest'altra mezz'ora di pesca. We'll be right back.
sera ci fanno impazzire. Sposta ancora un po' di nuovo verso l'imboccatura, verso la foce. Magari siamo più fortunati. Cari amici, eccoci alle battute conclusive di questo nostro video realizzato in due giornate. In conclusione, la pesca a spinning dalla spiaggia al pesce serra è una pesca relativamente facile, ecco, soprattutto nel periodo estivo bastano davvero pochi artificiali e non serve abbigliamento tecnico. Infatti in tante occasioni siamo a pesca direttamente con il costume e abbiamo sfruttato questi periodi di calura dove i pesci serra si avvicinano principalmente alla costa per l'attività di nutrizione e li abbiamo insidiati con le esche artificiali. Spero che questo video sia stato di vostro interesse, se così fosse lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento da Luigi è tutto, noi ci vediamo ai prossimi video come sempre sul canale Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!